Signore e signori, bentrovati per questa nuova puntata di Avellino Capoluogo. Oggi in studio con noi Francesco Todisco, che già è stato ospite di questa trasmissione qualche mese fa, proprio all'inizio. Oggi diciamo, lo ritroviamo per tante ovvie ragioni. Innanzitutto grazie per aver accettato nuovamente il nostro... ecco, diamoci del tu che forse diciamo, diciamo, viene meglio. Era opportuno sentirti, insomma, intervistarti, alla luce anche di quello che è successo in questi ultimi giorni. Insomma, questo fine settimana ha segnato uno spartiacque in vista poi di quello che è il grande appuntamento del 4 dicembre, appuntamento referendario ovviamente. Insomma, prima che il Renzi salisse sul palco della Leopolda, per chiudere, questa settima rassegna fiorentina, c'era stata la notizia, insomma, la firma di Gianni Cuperlo. In calce al documento partorito dalla commissione istituita dall'ultima direzione nazionale del Partito Democratico proprio per le modifiche all'Italicum. Sappiamo perfettamente che nel corso dell'ultimo anno di questo si è dibattuto, cioè la minoranza del Partito Democratico ha scelto una linea dicendo sostanzialmente al Premier e al segretario nazionale del partito: cambia questa legge elettorale e ti votiamo questa riforma. I cambiamenti che sono, diciamo, descritti in quella bozza di documento sono esattamente quelli che sono sempre stati chiesti. Gianni Cuperlo coerentemente ha firmato quel documento e ha detto: a questo punto, se queste sono le condizioni, io voto sì per la riforma, tenendo fede alla parola. Poi è accaduto che Renzi è salito su quel palco l'indomani, c'è stato quel fuori fuori, quei toni molto, molto accesi nei confronti della minoranza e quindi, come dire, Speranza, Bersani hanno preso le distanze da Cuperlo, confermando la loro determinazione a votare no. Ti faccio una domanda molto chiara, perché io so che tu non contesti la riforma evocando il combinato disposto con la legge elettorale, o non solo, ma la contesti nel merito di tante altre, di tanti altri aspetti. Però, insomma, il punto è, la domanda che ti voglio fare è un'altra: quando non ci si fida di una bozza sottoscritta da una commissione istituita dalla direzione nazionale del partito, alla quale prende parte anche la tua parte, probabilmente c'è un problema molto più profondo di appartenenza ad un partito e alla condivisione, no? Di stare in una comunità e quindi in un partito. No, Tu che pensi? Cioè, tu hai condiviso la reazione di Bersani, di Speranza? parto da questa domanda per poi arrivare ai nodi più seri della vicenda della riforma costituzionale. Diciamo che chi non si fida di Renzi in questa fase ha delle buone ragioni, perché basti ricordare la sostituzione dei componenti nella commissione, il fatto che su una vicenda così su queste vicende così delicate, si sia dimesso il capogruppo alla Camera, del Partito Democratico, senza che questa cosa sia, praticamente entrata nel dibattito all'interno degli organismi dirigenti, del partito. Diciamo che Renzi non va tanto per il sottile quando si tratta, di portare a casa l'obiettivo che si è posto. Però il punto credo che sia, proprio all'origine. Questa riforma è un enorme pasticcio, è un pasticcio sulle funzioni che assegna al Senato, è un pasticcio sui rapporti che disciplina fra lo Stato e le autonomie locali, è un pasticcio nei rapporti che disciplina all'interno della funzione legislativa fra il Senato e la Camera, e anche di fronte alla migliore legge elettorale possibile, per uno come me che ha sempre sognato per questo paese un sistema elettorale con un doppio turno alla francese, anche se avessero approvato questo tipo, di legge, rimarrebbe irrisolto, il nodo, del pasticcio che questa riforma ha Perfetto, questa è scritto. la tua opinione, no? Però sai perfettamente che non è stata questa l'opinione espressa dalla minoranza del partito, che ha sostanzialmente vincolato la propria adesione a questa riforma costituzionale e alla modifica dell'Italicum. Credo che questo percorso legislativo, Sia stato un po' un errore questo, no? credo che questo percorso sia stato pieno di forzature.
che in qualche modo i parlamentari del Partito Democratico, a furia di andare a vedere di volta in volta, sono arrivati all'approvazione di questa riforma, tenendo però dentro di sé tante riserve su cui poi non c'è stato un confronto vero, leale, corretto con il segretario nazionale, e che ha portato fino a questo punto, sovraccaricando il significato del combinato disposto, che secondo me è uno dei punti certamente che rendeva indigeribile questa riforma costituzionale, ma non è assolutamente il punto fondamentale, perché il punto fondamentale è che è scritta male, che è costruita male, ma soprattutto che non riesce, che dà una visione della tenuta democratica del paese che assolutamente io non riesco a condividere. Il discorso per il quale, diciamo, lo spettro della scissione all'interno del Partito Democratico, come dire, è uno spettro che ha accompagnato il PD sin dalla sua nascita, e ci accompagna sempre nel racconto della vicenda democratica, non soltanto in questa provincia. questi problemi ci imbattiamo quotidianamente. Oggi però pare, e tanti dicono, che forse effettivamente si è oltrepassato il punto di non ritorno. Tu che pensi? Ma guarda, le scene che ho visto alla Leopolda, ma che poi il clima che abbiamo vissuto un po' in questi mesi, da parte di tanti piccoli dirigenti di provincia che in qualche modo, per far contento il capo, il leader, probabilmente senza neanche aver approfondito bene la riforma, si sono messi al capo di questa ondata interna al partito per il sì, che ha fatto vivere un clima davvero molto brutto nelle federazioni, nei coordinamenti provinciali, finanche nella giovanile abbiamo assistito a scene molto brutte, quando qualche dirigente ha posto le proprie riserve rispetto alla riforma costituzionale, si è visto bollare ed etichettare come un non appartenente alla comunità del Partito Democratico. Io credo che questa roba qui sia tutta responsabilità di Renzi, che proprio lui, da segretario nazionale del partito, avrebbe dovuto trovare, a prescindere da chi voterà sì e chi voterà no, è stato lui ad inquinare i pozzi, le ragioni per poter comunque stare insieme dal 5 dicembre in questa comunità. E credo che, ritornando un po' alla tua domanda precedente, Cooper lo meriti tutta la mia stima, la stima di ogni dirigente del Partito Democratico, perché a prescindere da come voterà, e non voterà probabilmente come me il 4 dicembre, perché io voterò no a questa riforma, a prescindere da come voteremo e a prescindere da come voterà Gianni Cooperlo ci ha messa tutta la responsabilità, tutta la nobiltà anche di sentimenti rispetto a una vicenda del genere, perché egli è preoccupato della frantumazione di questa unità fragile del partito. Ah, diciamo che è stato anche molto coerente, nel senso che lui si è intestato una battaglia non certo personale, perché questo va detto, l'ha portata fino in fondo. Il punto di caduta di questa battaglia era il punto di caduta che da quella parte si evocava, e quindi poi coerentemente ha fatto quello. Poi chiaramente con tante riserve, probabilmente. Una grande preoccupazione effettivamente il clima che è stato determinato rispetto a questa vicenda referendaria può portare delle conseguenze molto brutte per il partito. Lui ha cercato di determinare ogni scelta in relazione a questa grande preoccupazione. Quindi, semplicemente per questo fatto, per la responsabilità che ha esercitato, probabilmente al posto del segretario, perché il segretario non ha esercitato questa responsabilità, merita la stima da parte di tutti i dirigenti del Partito Democratico. Cooper è venuto solo qualche settimana fa qui ad Avellino, proprio in occasione, insomma, della festa dell'Unità. Domenica ci sarà Roberto Speranza. Questo è anche il segnale di un cambiamento nei rapporti interni? No, per la verità l'appuntamento con Roberto Speranza era in programma da mesi. Okay. Roberto non ha mai avuto occasione di venire ad Avellino Città, e quindi con grande piacere domenica prossima lo ospiteremo alle 10.30 a Sala Grasso di Palazzo Caracciolo in Piazza Libertà.
Ma Roberto come Gianni sanno che il ruolo di questo piccolo, di questa piccola area del Partito Democratico che vive in provincia di Avellino è quella di tessere i rapporti fra le varie anime, le varie forze della sinistra, esercitando la nostra autonomia, il nostro pensiero, cercando di fare la nostra parte nella costruzione di una sinistra, non soltanto all'interno del Partito Democratico, ma di una sinistra diffusa in questa provincia, in questa regione e nella nostra realtà nazionale. Quindi, come alla Festa dell'Unità, abbiamo avuto l'enorme piacere di ascoltare le impressioni, i pareri, i ragionamenti di Gianni Cuperlo. Domenica avremo lo stesso privilegio di ospitare il ragionamento di Roberto Speranza. Per un ragionamento, e su questo tengo a fare una precisazione, che sarà tutto centrato sul merito della riforma. Io non credo che il 4 dicembre noi andremo a un congresso anticipato del Partito Democratico, Ok. perché noi al congresso del Partito Democratico A suo tempo. ci andremo molto determinati e ci andremo per costruire un'alternativa a Matteo Renzi e al renzismo, che probabilmente è un male peggiore di Renzi stesso per il Partito Democratico. Andremo a costruire un'alternativa sui temi delle politiche sociali, delle politiche economiche, delle scelte del governo, di come si sta all'interno di un partito, perché certamente, e Renzi questo non può non vederlo, se si arriva in un'assemblea come quella della Leopolda, a suscitare, a stimolare in alcuni militanti sentimenti del tipo di quelli che abbiamo sentito con il fuori fuori, evidentemente un problema all'interno di questo partito c'è. E sempre venendo alla tua domanda precedente, a proposito della scissione e della unità fragile che vive il Partito Democratico, io non credo che ci sia il problema della scissione, perché se la nostra parte, quella che ci ha messo tutta la passione possibile, tutto l'entusiasmo, tutta l'intelligenza, tutta l'energia per la costruzione del Partito Democratico, facendo scelte di grandissimo dolore, di grande sacrificio, se la nostra parte non dovesse esserci nel Partito Democratico, semplicemente il Partito Democratico non ci sarebbe più. Non si tratterebbe di una scissione, ma della fine di un progetto politico. E noi invece riteniamo che il Partito Democratico sia casa nostra, non facciamo regali a nessuno. Noi fondatori del Partito Democratico non regaliamo il Partito Democratico a chi pensa con arroganza che si possa gridare a chi la pensa diversamente dal leader fuori fuori. Noi non grideremo mai a nessuno fuori fuori perché cercheremo sempre il confronto, consapevoli del fatto che poi si faccia una sintesi e in questo modo si determini la linea del partito. C'è un dato sul quale vorrei un commento molto breve perché dobbiamo, come dire, velocizzare, che dobbiamo anche venire a parlare un po' delle cose più vicine alle nostre miserie, diciamo, quotidiane. In tanti dicono il 5 dicembre nulla sarà più come prima. Probabilmente sotto tanti punti di vista è vero, nel senso che ci sarà poi una resa dei conti necessaria che verrà costruita proprio in funzione di quella che sarà la partita congressuale all'interno del PD. Però c'è un dato oggettivo che a tanti forse è sfuggito perché insomma, presi nella rincorrere come dire, le novità quotidiane, però è un dato abbastanza come dire, evidente, cioè anche qualora dovesse vincere il no, noi ci ritroveremo comunque con un blocco sociale molto ampio, organicamente come dire, riconoscibile nella leadership di Matteo Renzi. Dall'altra parte invece ci ritroveremo anche con una maggioranza più o meno striminzita, ma all'interno della quale si andrebbero a rintracciare sensibilità completamente distanti, diverse ed incompatibili, 5 Stelle, la Lega, quel che resta di Forza Italia e del centrodestra, la minoranza del Partito Democratico, cespugli vari che si ritrovano come dire, dalle nostre parti, no? Penso a Mastella, penso a De Mita, non c'è lì il seme di una possibile alternativa al renzismo. Questo Sì, è un dato secondo te ti ringrazio importante? molto per questa domanda perché mi consente anche di riprendere un pezzo del ragionamento fatto da Renzi ad Avellino, quando Renzi ha detto che mentre il fronte del sì, appunto a questa Il compattezza, partito della nazione è dall'altra questa parte, insomma, no? coesione, il fronte del no invece non ha una visione in positivo, ha soltanto una visione in negativo e mai potrebbe governare insieme.
Questo è un po', diciamo, ti posso anticipare. Sì, certo. Questo è un po' il segno anche dell'eresia renziana, nel senso che qui si parla di una riforma costituzionale, quindi non ci dovrebbe essere, non ci può essere la pretesa di una trama politica comune. Solo che semplicemente non parliamo di governare insieme un paese, ma stiamo ragionando di un giudizio, di una valutazione sulla riforma costituzionale. Io, come dire, esporrò le ragioni del no in maniera del tutto autonoma rispetto a tanti altri pezzi del sistema democratico del paese che voteranno no, ma in maniera autonoma ognuno di noi condurrà questa campagna referendaria argomentando le ragioni del proprio no. Ma il punto sta proprio qui, che mentre noi non abbiamo per nulla in testa di governare il paese insieme ad altre forze politiche che voteranno no, Renzi ha in testa di governare il paese e vuole governare il paese con alcuni pezzi che non c'entrano assolutamente nulla con la nostra storia e che voteranno sì insieme a lui, perché Renzi immagina che il voto sulla riforma non sia semplicemente un voto, come è giusto che sia, un voto sulle istituzioni, sulla riforma, sulla Costituzione, ma un patto di governo per il paese. Io preferisco interrogarmi criticamente con alcuni pezzi del movimento del no, come De Mita e tanti altri, piuttosto che accompagnarmi a un Cicchitto, a un Verdini, non soltanto per approvare questa riforma costituzionale. Se la loro intesa fosse solo ed esclusivamente sulla riforma costituzionale, ci sarebbe nulla da dire. Ma inizio a sospettare che ci sia dell'altro sotto. Okay. D'altronde, rispetto all'avance di Verdini, grandi smentite non ne ho sentite. Okay. Le chiedo una cosa velocemente, anche se è fuori tempo massimo, perché ormai sono trascorse 2 settimane. Tu avrai sicuramente visto il faccia a faccia tra Renzi e De Mita, già ne abbiamo parlato un po', diciamo, la tua è un'opinione un po' diversa da quella che qui, almeno a queste latitudini, diciamo, è andata per la maggiore, e quindi più simile alla mia, perché io ho detto che se, diciamo, dal mio punto di vista De Mita ha tenuto bene botta e ha saputo anche, come dire, segnalare una certa differenza anche di profilo nel momento in cui Renzi è sceso sul terreno della mera polemica politica. Tu che pensi, velocemente? De Mita ti costringe a porti delle domande. Se Renzi avesse avuto l'umiltà di ascoltare il ragionamento di De Mita, sarebbe stato costretto a porsi delle domande e forse se se le fosse poste probabilmente oggi sarebbe insieme a noi a votare no. Ok, va bene. Invece veniamo alle cose più di casa nostra, anche se però rimaniamo nel medesimo perimetro. C'è stato questo dibattito ad Atripalda lunedì sera, dove c'era per la prima volta dopo tanto tempo sostanzialmente tutto il panorama delle cariche istituzionali, delle massime cariche istituzionali del Partito Democratico. Quindi si andava dal consigliere provinciale Luigi Tuccia, che nel caso era anche vice sindaco, si arrivava appunto, si passava per Carlo Iannacci, il presidente D'Amelio, l'onorevole Paris, l'onorevole Famiglietti, e c'era anche il sottosegretario De Caro. Vabbè, c'è stato un dibattito. Allora, la prima domanda che ti faccio è: sarà un caso il fatto che tutti i riferimenti istituzionali sono schierati apertamente per il sì? Io dico questo, ti dico questo perché non è una peculiarità irpina, insomma. Mi fa piuttosto pensare che uno degli argomenti di polemica maggiori dei sostenitori del sì è che gli avidi del potere stanno tutti dalla parte del no. Io vedo che tutto il sistema, il blocco di funzioni, di potere, non sto dando un'accezione negativa a questi termini che sto adoperando, ma vedo che tutti coloro che hanno una funzione piuttosto rilevante all'interno del paese e delle comunità locali tendono ad esprimersi per il sì. Questo mi sembra particolarmente vero all'interno del Partito Democratico e credo che sia un dato di fatto di cui prenderne atto. Ok, ovviamente poi noi con i nostri soliti occhiali un po', come dire, maliziosi siamo andati alla Tripalda, siamo andati non tanto per come dire, prendere nota delle posizioni di ognuno, anche perché chiaramente le posizioni a favore della riforma poi bene o male le sentiamo ormai a cadenza quotidiana, però il discorso era diverso, c'era questa prima occasione, tutti si ritrovavano
dietro lo stesso tavolo, e chiaramente si trovano dietro lo stesso tavolo anche il sottosegretario De Caro e il presidente del Consiglio regionale D'Amelio, e in questa diciamo circostanza c'era anche un conflitto, no? Evidentemente, perché come tu perfettamente sai, gli accordi stipulati dal presidente D'Amelio in occasione delle amministrative con l'UDC di Ciriaco De Mita ha determinato un cambio completo di scenario in alcune fette di territorio molto importanti, che poi ha trovato prospettiva negli enti di secondo livello, e quindi insomma c'è quest'asse, e insomma De Caro ha chiaramente detto che bisognerà poi prima o poi anche fare chiarezza nella partita congressuale rispetto a quelli che sono gli alleati o i finti alleati, quelli che magari parlano male del PD, disprezzano il PD a tutte le latitudini, poi con la logica dell'utilità marginale riescono, così come è accaduto in provincia di Avellino evidentemente, a spaccare il Partito Democratico e a giocarci, no? per poi gestire. E, in maniera molto chiara, non è, il problema non è De Mita, no? Se ci fosse De Mita un altro sarebbe lo stesso ragionamento, quindi da questo punto di vista qual è la tua opinione? Sì, per i cascami l'idea del Partito Democratico che ha costruito Matteo Renzi poi nei territori, nelle comunità locali si traduce in questo modo qui, perché se noi avessimo con chiarezza un'idea di un Partito Democratico, ma quello per cui noi lottiamo e per cui noi ci impegniamo, che sia il perno di un sistema e di un campo largo di forze di centro-sinistra, e non mi riferisco semplicemente alle sigle che oggi si riconoscono nel centro-sinistra, ma tutti coloro che guardano una visione del paese omogenea di questo tipo e che quindi possono essere i costruttori di un campo largo di centro-sinistra. Se noi avessimo con chiarezza questo disegno del Partito Democratico, probabilmente nelle comunità locali non accadrebbe ciò che accade, perché se poi a Roma è possibile ed è consentito ragionare con Alfano, governare con Alfano, piuttosto che con Verdini, piuttosto che con altri pezzi che nulla hanno a che fare con il Partito Democratico, è naturale che poi nelle comunità locali chi in quel momento esercita un maggior potere all'interno del partito provinciale cerchi le alleanze e gli accordi. No, posso sintetizzare da giornalista, sì. Posso provare a sintetizzare, insomma, cioè, se si governa a Roma con Verdini si può ben stare con De Mita in Irpinia. Ma il punto non è non De Mita nella personalizzazione. Non è questo. Il punto è come si va a ragionare con De Mita. Io credo che l'interlocuzione l'ho sempre pensato. No, volevo dire, non chiamiamolo De Mita, si può stare anche con l'UDC a queste condizioni, dividendo il partito o facendo accordi in autonomia rispetto alla linea del partito, insomma il discorso sì, infatti, è questo. Cioè, questa è la cosa che deploro, perché viceversa penso che sia possibile, legittimo, che il Partito Democratico nella sua interezza cerchi di tenere insieme, per quanto riguarda il governo delle amministrazioni locali, un campo che parta dal centro-sinistra, ma che sappia dialogare anche con quelle forze democratiche. C'è un dato però, il Partito Democratico in questa provincia potenzialmente è maggioritario, quindi potenzialmente può immaginare di essere autonomo, e quindi ma l'autonomia chiaramente non deve significare chiusura, questa è la tua, ti conosco, quindi so che potrebbe essere, come dire, il tuo richiamo, quindi nell'interlocuzione eventuale opportuna per il governo dell'autonomia locale con altre forze, anche forze molto residuali, dovrebbe dare le carte, diciamolo in maniera prosaica, o comunque dovrebbe, come dire, governare il processo, dettare la linea, orientare il percorso. Questo aspetto che Colli giustamente non è andata proprio così, per esempio il Partito Democratico ha quella consistenza, quella forza per poter essere in questa provincia una forza che in qualche modo deve orientare i processi politici, ma per orientarli Non bastano mettere i numeri in un contenitore, tutto ciò che è possibile mettere in un contenitore, bisogna esercitare un pensiero. E un pensiero collettivo è un'arte faticosa, perché non basta avere tante intelligenze. Quale pensiero c'è? Ti voglio proprio provocare. Quale pensiero c'è a fondamento di quell'accordo fatto alle amministrative, per esempio, dal presidente D'Amelio con De Mita? Quale idea c'è a fondamento dell'accordo stipulato nella notte di Marano tra il presidente De Luca e Ciriaco De Mita? Questa è la domanda di fondo.
poteva anche non chiamarsi De Mita, perciò cioè, lo voglio ribadire, questo è il problema, non è che si chiama Ciriaco De Mita, per l'amor di Dio, non è questo il punto. Il problema è che c'è un'idea? Intanto distinguerei le due cose, perché non, probabilmente non sono da mettere sullo stesso tavolo. De Luca in una regione in cui il Partito Democratico non è governato, io sono componente della direzione regionale del Partito Democratico, ma non ricordo quale sia l'ultima direzione regionale a cui ho partecipato, De Luca si è in qualche modo sostituito al partito e ha cercato di determinare con la sua intelligenza politica e anche la sua intelligenza tattica del momento le condizioni per poter arrivare alla coalizione che fosse la più forte possibile in quel momento. Purché sia. Qui invece abbiamo un'altra, in provincia di Avellino abbiamo un'altra situazione, perché abbiamo una forza politica con dirigenti a volte anche di qualità, che però non hanno la capacità di trovare una sintesi per il governo di questo partito in provincia di Avellino. Viviamo la fase del direttorio ormai da tanti mesi, sì. E non siamo stati in grado di superare. Ha detto Enzo Venezia che più che un direttorio è un consiglio di amministrazione, nell'ambito del quale ognuno porta i propri interessi e prova a, come dire, coltivarli e a legittimarli, ovviamente a scapito degli interessi altrui. Sarebbe una lettura già nobile, io vedo un voto assoluto anche nel governo di quel direttorio. Noi abbiamo tutte le potenzialità per essere il partito che orienta i processi politici in questa provincia, per qualità, per numero di amministratori, per capacità dei dirigenti e degli amministratori, non lo facciamo perché non riusciamo a essere una comunità di partito che cerca sul terreno del confronto di determinare un'idea su quello che deve essere lo sviluppo in questa provincia e su questo confrontarsi con le altre forze politiche. Ti voglio aggiungere un'ultima cosa. De Mita, seppur nella sua solitudine, perché io non vedo poi un gruppo dirigente così ricco all'interno dell'UDC, questo lavoro prova a farlo. Ovviamente a De Mita piace vincere facile, perché trovandosi di fronte al vuoto che in questo momento ha il Partito Democratico riesce a essere lui quello che orienta questi processi. Se noi non prendiamo consapevolezza di questo, continuare a tratteggiare De Mita come il satrapo, il tiranno di questa provincia, non prendendo invece consapevolezza dei limiti che abbiamo noi come forza politica, continueremo a fare un enorme favore a De Mita, certo, che continuerà a crescere in termini di consensi, in termini di numero di amministratori, in termini di peso politico in questa Dobbiamo provincia. Andare velocissimi perché siamo quasi alla fine. Ribadisco proprio in pillole, questo è del tutto evidente, quando dicevo non è il problema De Mita, anzi De Mita è uno, la politica la sa fare, eppur nella sua condizione, come dire, residuale, continua a fare quello che ha in mente con grande lucidità e lo riesce a fare, come tu perfettamente hai detto, giocando sulle debolezze, sulle contraddizioni, sulla, diciamo, inadeguatezza di un Partito Democratico che non ha rotta, non ha consapevolezza di sé. Perfetto, però poi c'è un fatto sostanziale, ribadisco, questo significa anche, da un punto di vista analitico, dire era fisiologico che poteva accadere quello che è accaduto in Altipina con l'accordo. E in qualche misura è anche stato fisiologico il fatto che alle 3 di notte a Marano a un certo punto De Luca si è incontrato con Ciriaco De Mita, il quale fino al giorno prima era dato organico al centrodestra di Caldoro, con il quale ha governato per 5 anni, e all'improvviso si sono determinate le condizioni perché De Mita diventasse organico al centrosinistra. Mi permetto di dire, non so tu cosa ne pensi, che diciamo forse le cose sono completamente diverse, sicuramente, però io nell'accordo tra De Mita e De Luca ci vedo il trasformismo, no? Nell'accordo tra D'Amelio e De Mita io ci vedo forse l'opportunismo, il cinismo nel leggere una fase e nel saperne trarre i vantaggi, diciamo. Io credo che in entrambi i casi l'interlocuzione con De Mita andava costruita nel tempo e con una maturità del gruppo dirigente del Partito Democratico diversa. Nel vuoto della direzione del Partito Democratico si possono determinare tante cose. Me l'ho sempre detto che è una vena democristiana, vediamo invece alle cose più no, assolutamente. Veniamo alle cose invece più proprio velocemente. Tu hai detto prima noi ci impegniamo in Italia, in regione, tu
in particolar modo in quella dimensione lì, perché diciamo, sappiamo che con ogni probabilità dovrai tornare in consiglio regionale, ma al netto e al di là della, diciamo, della tua permanenza in Assise, insomma, quella è la dimensione nella quale ti stai muovendo, oltre che quella provinciale. Lavoreremo, hai detto, per costruire ovunque ogni latitudine, per ricostruire il variegato mondo della sinistra diffusa, per restituire un'anima, un linguaggio, una voce a quel popolo nel Partito Democratico. Questo è l'orizzonte a cui tu guardi, e poi però c'è chiaramente anche la contingenza stretta. Veniamo alle cose che sono accadute, le provinciali, le liste, Gianluca Festa. È notorio come in realtà Gianluca, il consigliere provinciale uscente Festa, il riferimento del gruppo Davvero in consiglio comunale, sia stato candidato questa volta per un incrocio di condizioni. Da un lato la spinta dell'onorevole Paris, che ha diciamo, accompagnato proprio negli ultimi minuti, nelle ultime ore, Festa al traguardo, ma poi ci sono state anche una serie di indicazioni venute da fuori, anche per esempio al sottosegretario De Caro, ma è anche noto il fatto che sul punto la tua intera componente ha sempre guardato con occhi diversi alla necessità di un'interlocuzione per includere, no? Allora ti chiedo, in quell'orizzonte che tu prima delineato, ci potrebbe essere spazio anche per Gianluca Festa, venendo alle cose cittadine? Cioè, Gianluca Festa potrebbe essere a certe condizioni anche il vostro uomo per la città, la vostra pedina per la città, il vostro candidato per la città? Accompagnereste Gianluca Festa, no, per ipotesi? Sai bene qual è il mio pensiero sul punto, perché ne abbiamo parlato spesso. Gianluca Festa rappresenta un mondo diverso dal nostro, però noi abbiamo sempre ritenuto che fosse un errore non dare la possibilità a Festa di misurarsi all'interno del Partito Democratico. Anzi, credo che proprio i suoi avversari, esercitando azioni disciplinari, provando a tenerlo fuori, alimentando un conflitto del quale Festa si è fatto molto forte nel corso del tempo, gli hanno creato le condizioni per un'enorme crescita, per diventare il punto di riferimento di un dissenso forte nei confronti di un certo gruppo dirigente del Partito Democratico, non creando mai invece le condizioni perché quel tipo di conflitto con Festa si potesse tenere all'interno dei confini del Partito Democratico. In qualche modo quelli che hanno rappresentato nel corso del tempo gli avversari non del modo di far politica di Festa, ma di Festa in termini di misurazione del consenso, gli hanno creato le condizioni perché il suo consenso crescesse sempre di più. Io ritengo che se Festa è iscritto al Partito Democratico, se nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei suoi confronti, è giusto che egli possa misurarsi nelle varie competizioni all'interno del Partito Democratico. Aggiungo una cosa di più sulla città. A me fa specie il fatto che molti contestino la candidatura di Festa nelle file del Partito Democratico, non andando mai però a mettere il naso o i propri occhi nella valutazione dei nodi che in qualche modo il problema Festa porta con sé. Cioè, qual è il rapporto del Partito Democratico con questa città? Qual è il giudizio che il Partito Democratico dà rispetto all'amministrazione Foti? Cosa pensa il Partito Democratico di tutte le scelte che Foti ha fatto in questo tempo? Cosa pensa il Partito Democratico delle varie modulazioni della Giunta che Foti ha interpretato fino ad arrivare? Ma, diciamo, purtroppo la risposta l'abbiamo ottenuta, Todisco, perché come sai, diciamo, la risposta che poi è venuta nei fatti è che il direttore del Partito Democratico ritiene che Foti comunque vada, deve rimanere al suo posto. Comunque vada. Purché io sia. Invece sono uno che... Mi pare che questa sia la lettura che si può dare di quanto è accaduto, no, con l'ultima crisi, no? Ma a me sembra che il direttorio comunque vada il mondo, stia lì accettando qualsiasi cosa, quindi non è soltanto la questione della città. Il punto è che noi dobbiamo fare in fretta i conti con questo governo provinciale del partito. Non è giusto per la comunità di iscritti, di dirigenti di circolo, di dirigenti provinciali del partito, di tutti i nostri amministratori, che in qualche modo la democrazia all'interno del Partito Democratico sia stata sospesa in questa provincia. C'è bisogno di un gruppo dirigente che sia legittimato dalla base degli iscritti, dei militanti, dei dirigenti di questo partito, e che apra un percorso di valutazione vera anche rispetto alle vicende della città. Io avrei qualcosa da dire sulla città. Dica. Io penso che il Partito Democratico da
da quando è nato, e prima ancora la Margherita e i Democratici di Sinistra, che erano i due assi fondamentali della nascita del Partito Democratico in questa provincia, non abbiano mai voluto mettere fino in fondo le mani su questa città, sul rapporto con questa città, lasciando che tutto andasse così come doveva andare. C'è una linea di continuità, lo sai bene perché l'abbiamo detto tante volte, fra la fine dell'esperienza di Nunn, passando per tutta l'esperienza Galasso, arrivando fino all'esperienza di Foti. Questa roba qua fa male al Partito Democratico. Io ricordo ancora oggi, quando rispetto alle mie scelte che andavano in contrasto con la maggioranza del Partito Democratico in città, mi si diceva e mi si rispondeva che in ogni caso Galasso era patrimonio del Partito Democratico, che andava salvaguardato e che non andava toccato perché esponente e rappresentante del Partito Democratico. Ci siamo ritrovati con poi Galasso candidato nelle file di Forza Italia alle regionali. Io credo che quel modo di ragionare, che è anche il modo di ragionare che stiamo tenendo in questi mesi sulla città di Avellino, non ci porti da nessuna parte e porterà a due problemi. Uno un po' meno grave, perché riguarda le sorti del Partito Democratico in città, che a me interessa come dirigente del partito, ma so che di questa, andando su questa scia... Ma non può essere la priorità dei cittadini, no? Ma non è la priorità dei cittadini. Uno un po' più grave, perché abbiamo una città che chiede di essere amministrata, secondo me una città e una comunità ricchissima di potenzialità, che potrebbe essere veramente una comunità tale da distinguersi nel contesto meridionale, che però di fatto non è governata, e questa è una cosa oltre rispetto alla quale non possiamo aspettare oltre. Abbiamo finito, nel senso che abbiamo sforato oltremodo, però insomma ne valeva la pena. Grazie per l'attenzione a tutti voi, grazie a Francesco Tedisco per essere stato nostro ospite, ci vediamo la prossima settimana.